Buongiorno a tutti e benvenuti al TG Sport di Aduce Rest e Rodunus Radio. Come al solito, vostro Marco vi illustro tutte le notizie dello sport regionale, internazionale e nazionale del mondo dello sport. Andiamo a vedere le notizie che vengono dallo sport regionale. Udinese, mercato dell'Udinese cerca Ceri e Mandragora, ma il Made in Italy costa, non è una novità. La stagione negativa fa perdere all'Udinese ben 5 milioni di patrimonio giocatori. Basket, CSA, ecco il piano di Mikalic per puntare in alto. Andiamo invece a vedere le notizie che corrono nel web e anche nel mondo dello sport nazionale e internazionale. Beh, che dirvi, il Giro d'Italia, oggi siamo alla 17ª tappa, o 18esima, mi pare 18esima tappa, sì, 18esima tappa, quasi era la 17esima. Oggi si arriverà a 1607 metri sopra il livello del mare a Di Prato Nevoso, quindi gran finale in salita. In questo momento altre notizie, Serie A, da valutare a Yaya Touré, i 10 migliori svincolati disponibili dal 1 luglio 2018. Sta avvicinando, siamo ormai quasi alla vigilia della finale di Champions League. Klopp con compattezza per andare contro la storia. Il Real Madrid invece vince sempre, lui mai. Che la partita finale sarà sabato sera a Kiev, in Ucraina. Notizie invece dell'Oran Galos, in questo momento c'è Travaglia, sfida Gulpis. Notizie invece di Mark Webber che parla del Monte Carlo, è una delle sfide tra pilota e tracciato. Andiamo a vedere altre notizie invece della Serie A. Domenico Messina è il centrocampista più votato di un sondaggio battuto grazie a Costa. Notizie invece della Serie A, il gioco di Re con la conquista mancata del Palazzo, quello che rimarrà del Napoli, di Sarri. Infatti ieri è stato ufficializzato che Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli. Arturo Vidal a Napoli? No, solo un abbaglio social. Infatti l'ufficialità è stata data ieri ed è un contratto di 3 anni. Ed è tutto vero. Notizie invece del Gran Premio di Monaco, dove Ricciardo vola nelle prime libere, Hamilton e Vettel inseguono. Notizie di atletica, Filippo Tortù dice sogno di battere il muro dei 10. Notizie invece di amichevoli. L'Italia oggi ha cominciato i primi allenamenti in vigilia delle 3 partite tra nazionali di amichevoli. L'Italia perde pezzi però. Audi Bernardeschi certamente per l'immobile Zaza. Invece dalla Germania il CT Lub dice il portiere famoso Neuer sarà in Russia con la nazionale. Invece nei giornali sportivi, anche nel web come al solito, scrivono che l'Inter ha lavorato Martinez sbarca a Milano, invece a Madrid su Morata Juve avvisata. L'Inter è pronta a annunciare il rinnovo di Spalletti, pronto un contratto fino al 2021. Notizie invece delle NBA, la giocata della notte, Rozier espira, Horford finisce, il proprio Boston Celtic va a vincere la gara 5 ed è un passo per le finali. Invece Cleveland perde proprio e infatti il Cleveland LeBron spalle al muro. In questo momento c'è la Boston Celtic è sul 3-2 contro i Cleveland Cavaliers di LeBron James. Notizie di calcio internazionale, Iniesta ha deciso il futuro in Giappone, la nuova squadra è il Villescopi.
Notizie invece dell'MLS, multa ai giocatori che si ingiunicheranno durante l'inno. Una cavolata grande come una casa. 500 miglia di Indianapolis. C'è. Poi, ieri, nemmeno temporale ferma Elia Viviani, che ha fatto poche di volate con vittoria a Iseo. Fra poco c'è la puntata del Giro d'Italia numero 101esima edizione. Andiamo a vedere altre notizie che circolano. Maricarella rimane all'Inter, parola di Vandanare, la moglie e anche procuratrice. Notizie di altro. Varie ipotesi di spostamento dei playoff. Altre notizie, non ne vedo altre. No, non ce ne sono altre. Andiamo a vedere le novità dei risultati di alcuni sport giocati ieri, sera, notte o altro. Andiamo a vedere come ieri ci sarà la vittoria di Viviani in volata, battendo il Bennett, l'irlandese e Bonifazio che è arrivato terzo. Poi ci sono altri giri come il Giro del Belgio, vinto da Kruijpel, secondo Minali, Ricciardo Minali e terzo il belga Meyer. C'è anche il Giro del Giappone, ma tanti giri, ma per adesso per noi l'importante è il Giro d'Italia. Poi andiamo a vedere, stasera c'è il play-out, la finale del play-out tra Virtus Entella e Ascoli alle 20:30. Vedete, c'era la Serie A di semifinale di basket, Venezia contro Trento alle 20:45. Invece, come dicevo, il risultato di questa notte che già sappiamo, Boston Celtic ha vinto per 96 a 83 contro il Gavrix. Invece, tappa di oggi, Abbiate Grasso a Prato Nevoso, sono 196 km. Poi ci sono le prove libere 1 e le prove libere 2 di oggi della Formula 1 del Gran Premio di Monte Carlo, è circuito totalmente cittadino. Le prove libere 1 si stanno svolgendo, c'è primo Ricciardo, secondo Verstappen, terzo Hamilton, ma vedremo cosa succederà. Invece le prove libere 2 saranno fra poco. Andiamo invece a vedere le programmazioni per domani. Ci saranno le altre partite di basket di Serie A delle semifinali tra Empoli Milano e Brescia alle 20:45. E poi ci sarà anche alle 3 di notte, ora italiana, Houston Rockets contro Golden State Warriors per l'NBA. Poi c'è la tappona Vernaria Reale a Bardonecchia del Giro d'Italia, la 16ª tappa, e poi vedremo cosa succederà. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, buon proseguimento della settimana di sport a tutti voi, da Marco di A2 Giornalist R1 Estabraio, e TG Sport finisce qui. Vi ringrazio per l'ascolto. A domani!